E voi avete già fatto l'albero di Natale? E io no. Cazzo volete, c'ho manco una casa al momento. Comunque, bella ragazzi, e bentornati qui sul mio canale. Benvenuti in questo nuovo quiz su Natale. Incredibile, siamo felicissimi. Non faceva ridere manco per il cazzo, vero? Give it to me, I'm worth it. Comunque, siamo tornati qui appunto con questo quiz, test divertente, insomma, la rubrica che ho iniziato qualche settimana fa. Possiamo subito partire con il test, che sarà chiaramente un test serio, come l'ultima volta, un test con domande intelligenti, coerenti, e partiamo. Prima domanda: in che giorno festeggiano il Natale le chiese ortodosse? Sempre il 25 dicembre. Il 7 gennaio le chiese ortodosse non festeggiano il Natale. A few moments later. State un attimo, chiedere aiuto da casa, un secondo. Ma? Senti una cosa, ho chiesto aiuto da casa perché è una domanda impossibile. Le scuole, sì, le scuole, le chiese ortodosse, quando festeggiano il Natale? Il 25 dicembre, il 7 gennaio o non lo festeggiano proprio? Day 2, day 3, day 4. Allora, è veramente impossibile, ragazzi. Cioè, la domanda più difficile. Non ne sono sicuro, francamente. Però, boh. Cioè, del resto sono chiese, dovrebbero registrarlo. Loro registrano il Natale. Sbagliato. Ecco, appunto. Ma perché il 7 gennaio non c'ha senso? Cioè, a sto punto non lo festeggiano. Allora, abbiamo sbagliato le prime tre, ma non demordiamo, perché noi siamo forti, soprattutto ne dobbiamo sapere tanto su Natale, quindi quale tra le seguenti non è una tradizione cieca per ottenere una previsione dell'anno che verrà? Il rovesciamento di una tazza di zucchero, il taglio trasversale della mela, il versamento di piombo fuso in acqua. Questa la so. Non è vero, però la so. Io andrei sulla seconda. La seconda è sicuramente questa. Giusto! Ok, comunque la sapevo, ragazzi, quindi è giusto averla presa. Allora, quinta domanda, siamo a metà, dobbiamo recuperare. I testimoni di Geova considerano il Natale una festività pagana. Vero o falso? Andiamo su vero. Sono sicuro che sia vero, infatti è vero! Vero, incredibile, siamo fenomeni, fenomeni. Allora, siamo tornati subito sul pezzo. Dobbiamo, per pareggiare i conti, fare anche questa. A quale festività precedente pare che il Natale si sia sostituito? A nessuna. Il Natale è nato col cristianesimo, alla festa egiziana legata al dio Aton, alla festa pagana del Sol Invictus. La dovrei sapere. No. Ma che cazzo è Invictus? In alcune parti della Germania, oltre a Santa Claus che porta i doni ai bambini buoni, c'è anche un diavoletto che rapisce i bambini cattivi. Può essere, poi perché in Germania sono strani, Io metto vero. Grandissimo, me lo sentivo. Allora, ultime tre domande. Chi scrisse il celebre canto di Natale? La prima? Dai! Sì! È tutta la forza del pensiero, ragazzi. Voi non lo sapete, ma abbiamo rimontato. Ultime due domande. Dobbiamo farcela. In Finlandia. Devo stare attentissimo perché il mio ex praticatino mi si incula. Il corrispondente di Babbo Natale è Joulupukki, che tradotto in italiano significa spirito di Natale, caro di Natale, Babbo Natale. Allora, secondo me è spirito di Natale. Voi che dite? Comunque, io andrei su Spiro di Natale. No, come capra di Natale, raga? Non mi aveva detto sta cosa il prof. Ma sapete, perché perdeva troppo tempo col latino. Cioè. Abbiamo l'ultima domanda. Adesso non ricordo come siamo messi, ma questa bisogna azzeccarla per forza. Chi sarebbe in realtà Babbo Natale? Lo spirito della bontà. Non se ne conoscono le origini. San Nicola. Allora, tecnicamente è Santa Claus. Che cazzo c'entra? Cioè,
Te Federico, perché fai sti ragionamenti? Io, boh, metto San Nicola? Giusto! Vediamo un po', perché abbiamo fatto 10 domande su 10. Continua. Buona conoscenza, sei abbastanza ferrato in materia, anche se di certo... Che è? Aspetta, se stiamo a perdere, casa. Allora, anche se di certo non conosci proprio tutto quello che sta dietro... Dio etrio a questa festività. Comunque, visto che anche questo test, questo quiz è giunto al termine, io vi chiedo di lasciare quanti like facciamo. Arriviamo a 90 like per un prossimo video sicuramente. E cioè, video su questo, il video vi porto a prescindere, pure se mettete 90 like. Però facciamo così, voi nei commenti ditemi, ma fatemelo capire anche dai like, quindi facciamo che se superiamo i 100 like è confermato, se no comunque è un'ipotesi, fatemela sapere anche voi qui sotto, se volete almeno un, cioè no almeno, senza l'almeno, leviamo la regia da capo. Fatemi sapere voi nei commenti se volete un video a settimana che riguardi questi test, questi quiz insomma, e potrebbe essere anche l'unica varietà che vi porto. Almeno in questo periodo, oltre alla carriera, oltre poi alla nuova serie che partirà, oltre alle varie idee che ho perché c'è un bordello qua dentro, le orge di cervelli che lasciamo perdere. Comunque, ragazzi, appunto, lasciate questi like, fate tutto quello che vi ho detto esattamente 10 secondi fa. Noi ci becchiamo nei prossimi video, sabato, appuntamento con la carriera, domenica invece con un video importantissimo. La settimana prossima partirà questa nuova serie. Bella, ragazzi!